Benissimo ragazzi, allora vediamo un po' dove dobbiamo andare. Sì, ok, entra nella mostra. Avevamo appena battuto il boss, se non ricordo male. Posso provare a vedere qualche Autorizzazione in potenziamento? corso. Vediamo, mi Maggiore servono ricerca. dei polimeri. Cosa abbiamo qua? Tre polimeri, allora mi sa che ho speso già tutto l'altra volta, per cui niente da fare. Guardiamo Accesso consentito. eventualmente le armi qua. Elettro, Pashtet, Volpe, Potenza, Dominator. Cosa abbiamo qui? Proiettili. No, qua ci manca un sacco di roba. Deposito di plasma, rete di plasma. Lasciamo stare. Vediamo qua eventualmente. Beh, lo svedese, oddio, è una vita che non lo uso in realtà, eh. Non so onestamente se farò altri upgrade di quel coso lì. Qua ci mancano 10 lattine. Ok. Canna, siamo già a posto. Buono. Arma cartuccia non ci interessa. Caricatore, questo qua sarebbe interessante, però ci manca la ricetta necessaria. Dispositivi di mira, anche qua mirino termico fa risaltare i bersagli. Collimatore, agevola la mira. Ok, a posto. Via, dai, non c'è niente da fare qua, direi. Va bene così. Colpi ne abbiamo. Medikit ne abbiamo 4, che in realtà sono pochi, ma sono fiducioso, quindi ne troveremo più avanti, dai. Allora, sì. Ok, ora ricordo. Ma tutte queste stanze? Ah, qua c'è il codice. Ok, va bene. Non facciamola arrabbiare, ma che è meglio. Anche se in realtà, vorrei smontarlo, se devo essere sincero. Anzi, sapete cosa vi dico? Adesso lo smontiamo, dai, to. Prendi questo! Perfetto. Ne è valsa la pena, spero. Parti metalliche, materiale sintetico, neuropolimero, superconduttore. Ok, E buono. adesso cosa c'è? Un'eternità passata a guardare quest'inutile pila di metallo. La macchina traditrice che mi ha ucciso. È una fase, passerà. Ah sì, sembra una situazione di merda. Ah, sì, sembra una situazione di merda. Non si tratta di come sembra, ma di come mi sento io. E sono incazzato. Sono pieno di rabbia e non mi piace. Sono un uomo calmo, un uomo pacifico. Ci hanno detto che i robot ci avrebbero sostituito. Come personale, intendo. Lo hanno fatto e come? Solo che l'hanno fatto ammazzandoci tutti. Bel rimpiazzo. Lasciami stare. Voglio fare un pisolino. Che cosa brutta. Allora, qua niente. E qua. Beh, sembrava ci fosse molto più roba in realtà, eh. Sì, ok. Si lutta un po', ma nulla di miracoloso, dai. Va bene, perfetto. Vediamo se abbiamo ripulito per bene. No, qua c'è ancora qualcosina, mi sa. Eccolo lì, parti metalliche. Basta, adesso abbiamo veramente finito. Lì si entra, ottimo. Vediamo, un terminale. Un'analisi degli indicatori biometrici mostra che nel periodo di riferimento del 55, il 96% dei visitatori ha mostrato seguente livello di reazione all'apparizione di questi robot. Nomi comuni utilizzati: Rafik 2, Tereshkova 10, Vova 5, Belias 8, Natasha 10, Lavoratore 4, Hedge 3. Invia i dati all'ADC per l'analisi, quindi falli pervenire al reparto di progettazione. Richiesta di manifesti. Compagno Nazarov, sono semplicemente entusiasta dei tuoi manifesti. Un lavoro eccellente, tuttavia vorrei che ne facessi di nuovo per i miei subordinati. Vorrei che fossero violenti, terrificanti e sanguinosi. Ricordi, attenzione all'altro lato della rete. Ecco così, ma ancora più violenti. I magneti qui sono molti, molto pericolosi. I manifesti dovrebbero far capire alla gente che se si commette un errore è finita. Fai un paio di schizzi, io li riguarderò e ti dirò cosa correggere. Voglio che facciano gelare il sangue. Una piccola rettifica. Rettifica urgente. Elimina questo testo dagli opuscoli del terzo trimestre del 56. Il VDNH era stato originariamente previsto come un complesso volante situato su una piattaforma Icaro come Chelomey. Questo museo galleggiante avrebbe viaggiato attraverso l'Unione Sovietica, invitando i visitatori delle città e dei paesi lungo il suo percorso a salire e godersi i suoi reparti.
Tuttavia, le nuove macchine destinate a far parte delle esposizioni venivano sviluppate così rapidamente che i pezzi esposti sarebbero diventati inevitabilmente obsoleti, mentre la piattaforma volava da Vladivostok a Leningrado. Si decise quindi di lasciare il VDNH alla struttura 3826. Ok, a posto. Vabbè, un altro po' di lore che male non fa, insomma, dai. E qua è chiuso, ma noi sappiamo che possiamo entrare da questa parte. C'era qualcosa da prendere qua? No, 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 pensavo. Ok. E via così, ricarichiamo. Qui niente. Ok. Sì, sì, la lore è molto curata. Sì, 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 sono d'accordo, sono d'accordo. Non ci si può lamentare. Ma cosa ho fatto? Sono ritornato nel punto di partenza. Come ho fatto, scusate? Mi sono rincoglionito, tipo. Mi sono girato troppo, evidentemente, dai. Che storia. Cadaveri dappertutto. Ok, ora va bene. Eppure non sono mica convinto che sia una cosa proprio secondaria questa, sapete? Ed ecco il braccio di Tereshkova. Che cosa ci sta facendo quel pervertito di metallo? Quello è un cameriere robot. Sta servendo le persone che ha ucciso. Lo faccio a pezzi quel robot del cazzo. Dopo ci andiamo. Il robot non è ostile al momento. Dovremmo essere in grado di recuperare il braccio senza combattere. No! Ok, ok. Bioshock, Bioshock, cavolo. È molto bello. È molto bello, indubbiamente. A culo, non lascerò in vita qualcosa. Vediamo cosa sai fare. Perfetto. Così mi piace. Insomma, dai, non perché volessi uccidere il robot, ma semplicemente perché sono risorse, Mano di Tereshkova. Che roba è? Non si sa, onestamente. Vedremo dopo, dai. E qua? No, perché? Dalla giusta angolazione, Ok. Cartoni inquietantissimi. Allora, ricordiamoci di leggere dopo quel computer lì, Mamma mia, quanti potenziamenti che faccio dopo. Con tutta sta roba qua, che bello. Bene, 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 bene. Molto bene. Basta qua, mi sa che... ancora roba, cioè, incredibile. Ok. Questi due qua e qua. Basta, adesso veramente abbiamo... C'è un chirper, cos'è? Sì. Dai, su. Ascoltatemi bene, ho dato un'occhiata ad alcune registrazioni delle vostre visite guidate. Perché sono così noiose? I robot traffic sanno fare questo e quello e bla bla bla. E poi iniziate con i dettagli tecnici. Ci sono i bambini, lo sapete? Giovani pionieri, figli di ottobre. Dovete farli divertire. Prendete esempio, questo è il robot Traffic. È davvero carino e amichevole. È un po' sovrappeso, ma è proprio forte. Oh, che ne so, spacca i culi. Vuoi che diciamo culi davanti ai bambini? Avete capito cosa intendo? Non dovete dire che spacca i culi. Dite, che ne so, qualcos'altro. Rendete le visite divertenti. Fate giocare i marmocchi con i robot. Fateglieli cavalcare o qualcosa del genere. Che ne so, sono sicuri e sono divertenti. Dobbiamo far interessare i bambini ai robot, non dobbiamo farli addormentare.
Carina come cosa. Allora, altro sui visitatori. In seguito a un sondaggio condotto tra i visitatori, abbiamo stabilito che la maggior parte di loro preferisce le guide turistiche umane ai Tereshkova. Non dovrebbe sorprendere che un robot che parla di robot possa generare ansia e confusione. Tuttavia, dopo aver condotto un test segreto di intelligenza, il cosiddetto test Yelizarova, è emerso chiaramente che questa reazione è tipica delle persone meno istruite, cioè dei membri delle classi operaie e contadine. I membri dell'intelligenza del partito, invece, preferiscono Tereshkova, che vedono come parte integrante della mostra. Conclusione, dopo aver eseguito i test VDNH segreto, i visitatori possono essere divisi in due gruppi assegnati a una guida umana o un Tereshkova. Sporgete la voce. Il test segreto. Il test di intelligenza segreto per i visitatori del museo, sviluppato dai compagni Yelizarov e Sechenov, consiste nel tracciare gli sguardi dei visitatori quando entrano nel complesso. Le telecamere dente di leone tengono traccia di ciò che guardano i visitatori per capire da cosa sono più attratti, colori vivaci, decorazione, dispositivi complessi, manifesti o robot. In altre parole, l'ordine in cui guardano le cose testimonia lo sviluppo del loro intelletto. Il più basso, macchie colorate, poi pareti, poi elementi decorativi, poi dispositivi complessi. Poi robot, il più alto, robot, poi dispositivi complessi, poi illuminazione. È attualmente in fase di sviluppo un algoritmo aggiuntivo che aiuterà a identificare potenziali trasgressori delle regole e o le spie in base al loro interesse per i dispositivi di sicurezza come denti di leone e arnie. Nuovo campus dei VDNH. Cari compagni, subito dopo la polimerizzazione universale inizieremo a costruire un nuovo campus che sarà completamente dedicato alle macchine volanti e al trionfo degli aerei sovietici. Il complesso sarà eretto in aria, direttamente al di sopra del VDNH, e i visitatori vi saranno trasportati attraverso una nuova tecnologia chiamata Ariensori. In relazione a ciò, è stato indetto un nuovo concorso, i dipendenti sono invitati a presentare idee per il nuovo ingresso. I concetti chiave da evidenziare sono l'altezza, la libertà, il cielo blu, il trionfo della scienza e il raggiungimento delle stelle. Le candidature saranno accettate fino al 15 giugno compreso. I vincitori riceveranno un premio e un posto nel comitato d'onore. Perché il VDNH? Bozza. Perché abbiamo chiamato il nostro VDNH come il famoso museo di Mosca? All'inizio volevamo chiamarlo Museo del Progresso Russo, ma eravamo tutti d'accordo con l'acronimo MPR. Non era esattamente eufonico. Il nome VDNH ha un significato per molti turisti e visitatori, e il nostro museo, presso la struttura, lo utilizza più come marchio di fabbrica che altro. Visitatori. Non è un segreto che i nostri dipendenti abbiano un atteggiamento ambivalente nei confronti dei VDNH. Alcuni pensano che sia solo un museo pieno di reparti, ma vorrei ricordarvi che il VDNH è il luogo in cui i visitatori incontrano per la prima volta le nostre innovazioni, quindi richiesta la stessa vigilanza e cautela dei laboratori segreti di Vavilov o Pavlov. I turisti stranieri cercano sempre di entrare nelle aree di lavoro e di toccare gli oggetti esposti. Non dico che dobbiamo trattarli tutti come spie, ma teniamo presente che ogni visitatore è un potenziale agente nemico. Non abbassate la guardia. Anche qua, tanta mole di informazioni, eh. Tante, tante informazioni. Ok, avanti. Io a questo punto farei una piccola deviazione. E allora, da qua sono venuto. Ok, qua ci dovrebbe essere la stanza con il cosetto per, esatto, per potenziare che, ma no, lasciamo stare, tanto dubito di trovare qualcosa di interessante al momento. Ho preso sì parecchie cose, ma non così tante, tutto sommato. Ah, e lei il Tereshkova, come minchia si chiama. Bene. No, basta, basta computer, basta, per favore. Era tanto bella la parte open dove non c'erano computer. Poi mi sento quasi l'obbligo di doverlo fare. Che cosa brutta. Capsula di elettroni. Uso le capsule di elettro per recuperare energia. Le trovi nel menu radiale o nell'inventario. Per recuperare energia. Ok. Bene. Avvertimento. In merito al conflitto diretto tra l'Ashtokin, direttore del teatro, e il nostro personale dirigenziale, i dipendenti dei VDNH non riceveranno più biglietti del teatro come incentivo. Non possiamo tollerarlo, compagni. Tutti sanno che il teatro è diventato un covo di iniquità.
sotto la guida di quel dandy pomposo. Ricevo spesso messaggi su ciò che accade lì dietro le quinte. Proteggete voi stessi e i vostri subordinati da questo vizio borghese indegno di un cittadino sovietico. Addirittura. Fantasma, ascolta Karim, dico sul serio. Qualcuno si aggira di notte tra le opere d'arte. Sì, so che le telecamere non mostrano nessuno, ma ho visto una sagoma luminosa. Non ero ubriaco. Sai che non bevo un goccio dai tempi della guerra. Era quasi come se uscisse dal muro, come un fantasma. Poi passava davanti agli oggetti esposti e scompariva nell'oscurità. Alcune guide turistiche hanno anche riferito di aver visto qualcuno che sembrava una donna fluttuante che piangeva nel buio. Se è uno scherzo di qualcuno, non lo tollererò. Mi conosci, gli faccio saltare i denti, non mi importa chi sia. Ma se non è così, comunque, mi rifiuto di fare i turni di notte o non risponderò delle mie azioni. Inaccettabile. È mio dovere informarti che Lashtokin, direttore del teatro, ha preso l'abitudine di invitare al VOD anche i suoi ospiti, che spesso lasciano il suo istituto in uno stato tutt'altro che sobrio. Questi visitatori rumorosi e alticci si comportano in modo inaccettabile, tuttavia, poiché spesso si tratta di funzionari di alto livello, non c'è modo di controllarli. Ti prego di trovare un modo per impedire agli ospiti di Lashtokin di entrare nel museo. La missione del VDNH. Per la maggior parte delle persone, compresi dipendenti e visitatori, il VDNH è semplicemente un'attrazione con mostre interessanti. Ma in realtà è qualcosa di molto più complesso, un banco di prova per gli effetti psicologici delle innovazioni tecniche sui visitatori dei musei, con livelli di istruzione diversi. All'ADC analizziamo le registrazioni delle reazioni dei visitatori per stabilire le priorità di perfezionamento dell'aspetto dei robot e di altri dispositivi correlati. Il VDNH è una cartina di tornasole di cui i miei cittadini sovietici reagiranno nel mondo futuristico in cui presto si ritroveranno a vivere. Però... va bene. Ok, e non ci resta che andare di qua. Che ci faccio? Avvicinalo al mio neurosensore. Rimarrò col dubbio di come si apre quella porta là, però va bene, dai. Chiave attivata. E adesso? Fermi tutti. Grazie per essere venuto in mio soccorso. Senza la chiave mi sembrava di non avere un arto. Un momento, per favore. L'abbiamo rotta o aggiustata? I robot Tereshkova sono all'avanguardia. Hanno un sistema di autoriparazione. Una cosmonauta e attrice contribuì a idearli. Sai che non me ne frega un cazzo. Molto meglio. Col tuo permesso, adesso vorrei tenere un discorso speciale. Saluti, compagni. Vi diamo il benvenuto al centro Ok, basta così, a dopo. No, poverina. Volevo guardare qua io, ragazzi. Perché ho trovato il modo. Porca puttana. Non posso più uscire. Fuck, vediamo un attimo. Carica partita. 21 e 22. Vabbè, ok, niente. Avevo trovato il modo per aprire quella cosa là, invece, vabbè. Di cosa cazzo stai parlando? Quale discorso? Stai saltellando in mezzo a pile di cadaveri e c'è sangue dappertutto. I miei algoritmi stanno impazzendo dall'orrore. Ma al mio database mancano gli strumenti verbali e visivi richiesti per esprimere paura, orrore o altre emozioni negative. Bene. Sono stata creata per rimanere positiva e ottimista in qualsiasi circostanza. La grottesca dissonanza tra il mio comportamento e lo stato raccapricciante dei dintorni mi fa ribrezzo, ma non posso farci nulla. Certo, immagino che nessuno si aspettasse tutto questo. Ok, metti il VDNH in modalità esercitazione. La modalità esercitazione aumenterebbe l'aggressività da parte dei sistemi di sicurezza passivi e fisici. Saresti in pericolo e potrebbe condurre alla morte delle persone sopravvissute, se ce ne sono ancora. Esatto, sì. Questo posto è un cazzo di cimitero. Esegui gli ordini. Mi hai dato un ordine piuttosto insolito. Tutte le persone nel complesso sono state uccise dai robot, ma tu sei illeso. Questo desta sospetto. Dimostra di essere un umano. Non seguirà gli ordini di un robot che finge di esserlo. E come pensi che dovrei farlo, commettendo seppuku? Dovrai passare il test di Darwin. Ciò proverà che sei un umano.
Che cazzo dici che test? E se invece ti strappo la testa, eh? Sarà dura attivare la modalità esercitazione senza il suo aiuto. Lieta di confermare questa informazione. E va bene, fai pure. Fammi questo stupido test di Darwin. Che cosa dovrei fare? Dimostra di essere un umano, pioniere Nicef. Metti su questo piedistallo tre oggetti che rappresentano i tre valori principali di un cittadino sovietico: l'arte, il lavoro e la vita. Cazzo di crostini, devo fare i conti con un'altra serratura fuori di testa. Attiro rompipalle come una calamita. Beh, è estremamente scurrile come personaggio, eh. Effettivamente sì. Veramente molto particolare, eh. Però ok, dai. Allora, tre oggetti che rappresentano quella roba lì, eh? Va bene, cerchiamo. Recensione 232, salve. Noi visitato il vostro museo dei robot. Siamo molto colpiti. Tutto funziona molto bene, ma sarebbe bello avere cartelli anche in altre lingue. Con traduttore è molto difficile. Abbiamo cercato tanto il bagno, ma tutto molto bello. Ognuno dei sovietici paesi è molto bello. Vogliamo tornare presto. Recensione 32. Vorrei ringraziare il personale amministrativo dei VDNH per aver organizzato questa visita per gli studenti della nostra scuola elementare. Dopo aver visitato il complesso, è stato chiesto loro di scrivere un articolo e tutti hanno scritto così tanto e così bene come non avevo mai visto prima. Torneremo sicuramente l'anno prossimo, se sarà possibile. Gentili responsabili, sono un veterano di guerra, Maggiore Victor Ruch. Era da molto tempo che desideravo visitare il vostro museo, ma ora che sono qui, sono deluso. Dov'è la tecnologia militare? Le nostre macchine militari sono famose in tutto il mondo, e allora perché non si possono ammirare anche in tempo di pace? I vostri aiutanti robot sono interessanti, certo, ma voglio vedere i mastini, gli unicorni e tutte le altre cose straordinarie che ci hanno salvato il culo durante la seconda guerra mondiale. Spero che possiate risolvere questa cosa molto presto. Recensione 96. Vorrei presentare una lamentela per la visita guidata che ho appena fatto. La vostra guida Tereshkova continuava a fare confusione tra i suoi algoritmi, o come li chiamate voi, descrivendo i reperti sbagliati e facendoci girare in tondo più volte. Ogni volta che qualcuno si lamentava, lei recitava poesie e rideva. Non è stato affatto divertente. Dovreste licenziare tutti i robot o dare loro nuovi programmi o cose del genere. Addirittura. Caratterizzazione dice lode. Sì, sono d'accordo. Da quel punto di vista sì. Molto simpatica come cosa. Forse un po' troppe parolacce veramente, eh. Cioè, boh. Nemmeno io mi incazzo così tanto, voglio dire. Non so. Il dipendente della struttura. Ecco qua l'oggetto. Il martellone. Dove lo mettiamo? Quindi, riguardo questo test di Darwin. Quindi. Sì, sono sempre felice. Stai attenta alle dita, non vorrei dover cercare quella multichiave di nuovo. Per quanto riguarda la cosa che rappresenta l'arte, potresti essere un po' più specifica? Ci sono un sacco di cose che possono rappresentare la vita Tereshkova. Restringi il campo. Non importa, non ho ancora trovato nulla. Senti, vorrei chiederti qualcos'altro, ok? Vediamo il primo. La prima opzione. Stai attenta alle dita. Non vorrei dover cercare quella multichiave di nuovo. Il martello, l'attrezzo dell'uomo che lavora. La falce, che ogni contadino adora. La stella a più punte, che venerano e che con la loro vita difendono. Poi ci sono un sacco di cose che possono rappresentare Tereshkova. Oppure l'uno, dai. Per quanto riguarda la cosa che rappresenta l'arte, potresti essere un po' più specifica? Che cosa fa sì che la musica raggiunga i nostri cuori? Giusto. Ci sono un sacco di cose che possono rappresentare la vita Tereshkova. Ci sono un sacco di cose che rappresentano la vita Tereshkova. Restringi il campo. Non posso darti indizi per questo. Solo qualcosa che vive può rappresentare una cosa vivente. Un fiore. Sì, ok, come pensavo. Un fiore, secondo me. Non importa. Non importa. Non ho ancora trovato nulla. Ho un paio di domande. Naturalmente, Maggiore. Posso dirti di tutto su tutti e quattro i piani della mostra. Celomei, Pavlov, Vavilov e Sakhalin. Cosa c'è al piano Celomei, per curiosità? Cosa c'è al piano Celomei? Il primo piano, Celomei, è dedicato alle rivoluzionarie scoperte nei campi della robotica e della costruzione innovativa di complessi abitativi, sia in aria che sott'acqua.
Che mostre ci sono al piano Pavlov? Che mostre ci sono al piano Pavlov? Il secondo piano, Pavlov, è dedicato ai sistemi neurali autonomi. Questa mostra rappresenta il trionfo di biocibernetica e neurofisiologia sovietiche. Ok, il piano Vavilov, di che cosa si occupa? Il piano Vavilov, di che cosa si occupa? Il terzo piano, Vavilov, è dedicato ai progressi nei campi della botanica, della genetica e della riproduzione delle specie di colture più recenti. Il piano Sakhalin? Parlami del piano Sakhalin. La mostra Sakhalin al quarto piano è interamente dedicata all'esplorazione dell'ecosistema abissale, nonché allo sviluppo di complessi faunistici in varie aree degli oceani del mondo. Purtroppo, la mostra Sakhalin è momentaneamente in modalità archiviazione e di conseguenza non è consentito l'accesso ai visitatori. Ok. Senti, vorrei chiederti qualcos'altro, ok? Sono sempre al tuo servizio. Io penso che tutte le domande siano finite, infatti. Perfetto. Scarta. Allora, qui c'è un qualcosa, mi sa, no? Ah, questo ha a che fare con la musica, l'arte. Ottimo. Ti serve, secondo me, un fiore. Bello. Ah, e infatti è una pianta. Ah. Interessante. Mi serve dell'altro. Dell'altro che faccia peso. Carina sta cosa. Sì, vabbè, molto basilare, eh. Half-Life 2 15 anni fa aveva cose molto più belle. E... perfetto. È bastato così. Ottimo. Vediamo cosa ci dice il compagno morto. A quanto pare niente, perché mi sa che la sua battuta è già finita. Cioè, nel senso, probabilmente doveva spiegarci come usare il meccanismo, però abbiamo già fatto, va bene. Eccomi qua. Riguardo questa testa di Darwin. Quindi... sì? Sì. Metti su qualcosa di allegro, ok? Sembra che la fine del mondo sia adesso. Metti su qualcosa di allegro, ok? Sembra che sia la fine del mondo adesso. Radio del futuro. Musica stupefacente generata da supercomputer quantistici di ultima generazione, in base alle preferenze e alle tendenze dei musicisti moderni. La teoria della relatività sostiene che queste sono le canzoni che ascolteranno i cittadini del futuro. Ma i cittadini di oggi le stanno già ascoltando. Non significa che questa sarà la musica del passato una volta arrivati a quel punto. E nessuno la scriverà fra 30 anni perché esiste già. La musica del futuro potrebbe cambiare in qualsiasi momento. Ottima osservazione! Hai scoperto un paradosso temporale. Sei molto perspicace. La musica del futuro influenza gli stili musicali del presente. Tuttavia, la sovrapposizione di chi osserva e le informazioni percepite si trovano in un loop conseguenziale. In parole povere, stiamo sempre ascoltando la musica del futuro e determinando come sarà allo stesso tempo. Ah, cazzo, se queste sono le parole povere, non voglio proprio sentire la spiegazione complicata. Sta venendo il mal di testa. Ecco qua, è la cosa più viva che c'è. Ecco qua, è la cosa più viva che c'è qui. Questo è il canto della primavera. Sì, te stesso fatica e guadagna. Amo la vita e la vita ma me. Chiudi il becco, stupido tostapane. Mi dispiace, tutta questa confusione causa un malfunzionamento ai miei algoritmi emotivi. Pioniere Nicef, hai superato il test di Darwin a pieni voti! Dimmi, che cosa vorresti fare da grande? Il cosmonauta. Che splendida scelta!
ti auguro... Beh, la tua attenzione mi ha fatto piacere, maggiore. Adesso, come posso aiutarti? Ti si è rotta la memoria. Devo annunciare un'esercitazione e mettere il VDNH in modalità esercitazione. Purtroppo questo va oltre le mie capacità. Come? Che cazzo, ma mi stai prendendo per il culo? Ma posso fornirti una soluzione. Sai, la modalità esercitazione non può essere attivata da un solo robot. Una simile procedura richiede la presenza di due robot anziché uno. Ok, quindi dove la trovo un'altra merdina di metallo rompipalle? Prima di quell'orribile incubo eravamo in due nella sala informazioni. Ma durante il guasto i robot impazziti hanno preso la mia collega Claire e l'hanno fatta a pezzi. Stai dicendo che l'hanno sparsa per tutto il complesso? Precisamente. Come facevi a saperlo, compagno? Chiamalo intuito. Devo scandagliare tutto il VDNH per trovare le sue parti? Inserisci il lettore amministrativo di controllo dentro di me e ti dirò dove si trovano i pezzi della povera Claire. Beh, è sempre che... meglio che cercarli alla cieca. Dov'è questo lettore amministrativo di controllo? Non ho molto tempo. Seguimi, prego. Mi sa che è quella che è qui fuori, sapete, fatta a pezzi sul tavolo. Bisogna ricomporla. Tutto questo è semplicemente mostruoso. I robot devono aver perso completamente la testa. Che peccato, ragazzi, non posso più tornare indietro. Porcaccia zozza, volevo andare a trovare... ad aprire la camera. Vabbè. E qua vediamo cosa dicono di bello. Consegna aggiuntiva. A causa dell'afflusso dei visitatori presso il previsto per il 10, abbiamo ordinato alcuni articoli aggiuntivi: gelati, 10 scatole, bibite gassate, acqua in bottiglia, scatole di caramelle, sacchetti in caso di malessere, peluche ricordi per i bambini delle elementari, non sono sicura, non bastano mai, libri, ABC, libri di scienza famosi, 300 pezzi. Inviate ciò che rimane all'Accademia. Lavorare con i bambini e soprattutto i giovani pionieri sono il nostro pubblico più impegnativo, fanno chiasso e sono irrequieti e i loro accompagnatori di solito non riescono a controllarli. Far fare loro dei giochi a premio, affidare loro dei compiti ci facilita il lavoro, ma avere a che fare con questo tipo di pubblico richiede un approccio particolare. Cercate di seguire il percorso dal piano superiore a quello inferiore senza fermarvi a lungo. Non lasciate che i bambini mangino il gelato lontano dal loro gruppo, specialmente vicino alle opere d'arte. Niente bambini sulle ringhiere. Se uno di loro si rompe un braccio o una gamba, non può andare al Pavlov, poiché l'accesso all'area medica è stato limitato fino a nuovo avviso. Non lasciate che i bambini si aggirino troppo a lungo nell'area di gioco del Burov, né che lancino oggetti alla balena. Mercoledì scorso abbiamo dovuto ripescare due aeroplani di carta. Abbiamo dovuto tirare giù i bambini dalle nuvole alla mostra di Celomi già due volte. I cavi sono robusti e possono reggerli, ma comunque non è sicuro, perciò attenzione. Non portate i bambini più piccoli a Pavlov, si metteranno a piangere... In generale, seguite le regole e non abbiate paura di rimproverare gli accompagnatori. Sorvegliare i bambini è il loro lavoro, non il vostro. Simpatico. Ma porcaccia la pupazza, io voglio andare via. Sapete cosa? Forse mi fanno uscire dopo. Spero. E se no, pazienza. Ci ho provato. Qua vediamo. Seleziona la procedura desiderata. Polimeri. Quanti ne abbiamo? 28, bah. E creazione armi invece anche qua poca roba mi sa, poca roba. 8 e 11. Ah, non ci provo neanche, dai, via. Andiamo a Tereshkova o quello che è. Ciao Anthony. Allora. Con molta calma andiamo avanti. Che succede? Seguiamola. Oh santo cielo, guarda un po'. Aiutare i taglialegni e gli operatori di primo intervento è uno scopo così nobile. Ma sì. Tu come usi le braccia che ti hanno fornito i nostri creatori? Come un animale primitivo, come una bestia, per schiacciare e smembrare. Ma ce l'ha con me? E questo? Se ne sta lì nudo e impalato, come se non ci fosse nulla che non va. Non hai alcun senso del pudore, robot? Esponi così il tuo compattatore di iridio? Lo sai che non è opera sua, vero?
Bella anche la descrizione. Peso 45 kg. Che disastro! E mi chiedo a chi toccherà pulire. Dovrei inviare immediatamente qualche addetto alle pulizie. No, aspetta. Tutto questo è proprio opera loro. Oggi sono così sbadata. Sarei proprio rincoglionita. Oh, invidio voi umani. Potete semplicemente prendere un rasoio e sbarazzarvi di quegli orribili schifosi baffi. Ma questo qui, tu non sei neanche una macchina, razza di cretino. Sei solo un'imitazione, una caricatura, un semplice attrezzo da laboratorio. Perdona lo sfogo. È solo che uno di questi era solito provare a... Non importa, cambiamo argomento. Eh? C'è un'ampia varietà di modelli tecnico di laboratorio. Quelli neri si sono rivelati essere particolarmente feroci. Stanno usando i loro innocui laser a telemetria incorporati per fare fuori gli umani da lontano. Come siamo arrivati a questo? La specialità dei tecnici di laboratorio neri è determinata dal pacchetto di software criptato all'interno di una capsula di neurogel cinetico. Puoi recuperarne uno da uno dei tecnici di laboratorio neri sconfitti, sempre che la loro capsula sia ancora intatta. Questa qui deve avere... Non ho capito niente! Sei un assistente, Tereshkova, parla come un umano! Deve avere origini italiane perché gesticola molto. Non hai alcun senso del pudore. Immagino che tu abbia già conosciuto Nora, la mostruosa riparatrice che sta sottoponendo gli umani a torture letali e indicibili. Ai miei algoritmi rincresce doverti mandare tra le sue sanguinose grinfie, ma non abbiamo scelta. Lei è l'unico meccanismo in grado di utilizzare questa capsula per potenziare le tue armi. Sì, si muovi il culo, Tereshkova, siamo di fretta. Subito, compagno. La musica di sottofondo. Allora, qua c'è un Rafki o un Rafiki, come si chiama? Ingegnere Raf 9. Vabbè, dai, Rafiki, come quello di del Re Leone. Chi è un bravo cucciolino? Chi è il cucciolo più dolce, sciocco e paffuto di tutti? Tu, sciocchino! Tu non attacchi le persone nemmeno quando sei in modalità combattimento, perché sei proprio un tesorino, non è vero? E fu così che... Dai, su. Ci siamo, compagno. Il lettore amministrativo di controllo dovrebbe essere qui. Stabilisci il collegamento, per favore. Sì. Qui dentro. No, qua. Solo cerca di stare attento, compagno maggiore. Ho dei componenti interni molto delicati. Ah, che cosa si è spezzato? Mi è scrocchiata un'articolazione. Inquietantissima sta cosa. Fatto così, va bene? Diritti di livello amministrativo conferiti con successo. Adesso? Ti sto aprendo la porta dell'atrio. Esplora tutti i piani del complesso e trova la mia cara Claire. Rimarrò in contatto tramite la radio. Non appena raggiungi un piano, lo scannerizzerò per localizzare le parti della mia povera amica. La maggior parte di lei si trova al primo piano. Ti prego, rimettila insieme. Allora, niente da prendere qua. Questo è un aspiratore robotico o un robo-aspiratore. È una bomba pazzesca. Guardate i suoi movimenti al rallentatore. Ok, vediamo. Ha un corpo affusolato e spalle molto sottili, il che gli permette di aspirare lo sporco praticamente da qualsiasi superficie. Guardate tutti quei rifiuti. Dai un'occhiata a questo posto. È come un palazzo. Che classe. Cosa serve a fare quella cosa lì? Lasciamelo contemplare un momento. Al robot aspiratore. Attenzione personale del DNA. Inizierà tra 15 minuti. Siete pregati di concludere tutte le procedure di manutenzione. Finalmente si combatte un po'.
Aiuto! Giovanotto, devi aiutarmi! Per favore! Temo di non poter fare più nulla. Ma... Ok. Vediamo se esce qualcos'altro. No. Niente. Ah. Ma come? Bene. Vediamo cosa stava dicendo. Temo di non poter fare più nulla. Se sei preoccupato della mia morte, non ce n'è alcun bisogno. Direi che è decisamente troppo tardi. Allora qual è il problema? Vedi, io sono una guida. L'ultimo esemplare vivente. Oh, intendo non robotico. Uff, è difficile. Ho capito. Quindi? Stavo facendo la mia ultima visita guidata prima di lasciare il posto a quelle Tereshkova. È stato un momento così solenne. Ero con un gruppo di studenti. Hanno ricevuto il trattamento polimerico e sono stati invitati a visitare la struttura. Pessimo tempismo. Eccezionalmente pessimo. Vedi, sono preoccupata per loro. Devono essere da qualche parte, nelle sale espositive. Potrebbero già essere... Ascolta, so che devi evacuare, ma sei ovviamente in grado di badare a te stesso. Sei una guardia di sicurezza, vero? Qualcosa del genere. Trovali, per favore. Si sono sparpagliate all'inizio del tumulto. Non posso abbandonarli. Sono responsabile della loro sorte, anche a costo della vita. L'ho fatto di nuovo. D'accordo, calmati, li troverò. Mi dispiace, ma facendo i più urgenti da sbrigare. No, dai, la prima. D'accordo, calmati, li troverò. Grazie, grazie infinite. Torna quando li avrai trovati tutti, d'accordo? C'erano due ragazzi e due giovani donne. Ti aspetterò qui. Come se avessi altra scelta. Beh, dai, almeno è consapevole di queste cose. Individua Claire piano terra. Quindi questa qua cos'è? Tipo una sorta di quest secondaria, mi verrebbe da dire. Che strana cosa. Va bene, andiamo giù. Tac. Beh, ma che cazzo? Ah, vabbè, ok. Ah, fail. Sfruttiamo l'energia finché ne abbiamo, dai. Niente. Spento. Ma si può rompere? No. Boh. Vabbè, ok. Aia.
qua mi sa che era il piano sopra, vero? Sì, ok, ok. Che cazzo? Ah, pure. Cazzo. Qualcun altro qui sopra, sì. Attenzione. Bene. Ancora? Cioè, in pratica tutti sono arrivati dagli altri piani. Scendiamo ulteriormente, dai. Qui c'è un altro cadavere rosso. Volevo morire oggi. Non me l'aspettavo. Beh, è andato tutto secondo i piani, no? Non me l'aspettavo. Beh, è andato tutto secondo i piani, no? Io e Collio ci siamo lasciati ieri. I suoi genitori hanno ottenuto un trasferimento a Sakhalin. Quella vera, non quella in questa mostra. Lui è andato con loro. Ha detto che non saremmo stati insieme. Quindi volevo morire. Non ti sbagli. Quando stai cadendo da un ponte ti senti in grado di risolvere ogni cosa. Eccetto il fatto che stai cadendo da un ponte. Ma mentre me ne stavo qui, all'improvviso ho realizzato che non c'è niente di più stupido che rinunciare alla vita per un ragazzo. Suona anche ridicolo. Mi dispiace. Riferirò alla guida che sei qui. Era preoccupata. Quindi uno di quattro, direi. Uno di quattro. Servirà per dopo? Barattolo lunare con quadrato. Ah, ok. Tieni. Mi sa una cosa secondaria? Boh. Bene. Questo deve essere 2 di 4, o almeno spero. Un'altra donna. Ok, questa è nuova. Cos'ha la sua testa che non va? Benvenuto. Avvicinati. Non temere il mio potere. Ma che cazzo, Charles? È un altro cadavere? Io sono l'oracolo. Sono colei che tutto vede. Prima ero una semplice impiegata degli archivi, ma adesso sono onnipotente. Vedo tutto, so tutto e sono tutto. Ricevuto, alla faccia della sfortuna. Charles, questa è completamente impazzita. Perché tanto scetticismo? Sergei Alexievich, dovresti dare la caccia a Viktor Petrov invece di dubitare della mia grandezza. Un'interessante deviazione. Questa donna soffre di overdose da polimeri. Può succedere quando un cervello umano è connesso a una grande quantità di dati. Ovviamente è questo che l'ha uccisa. E ora, per un breve periodo, l'oracolo è diventata tutt'uno con il VDNH. Può accedere a ogni computer, telecamera e terminale. Quindi fa parte del complesso e ha accesso illimitato a tutto. Ehi, quindi sei l'oracolo, eh? Puoi dimostrarlo? Non ho bisogno di darti prova del mio potere, mortale.
ma penso che non ci sia nulla di male se ti accontento per divertimento. Che cosa vuoi? Vuoi che ti racconti del tuo passato mancante? O dei gentili spiriti che si prendono cura di te e che piangeranno silenziosamente in eterno? Ma che senso avrebbe se non vedi nemmeno quello che succede davanti ai tuoi occhi? Ah, che bel mucchio di cose. Proviamo qualcosa di più semplice. Mi apriresti questa porta? Se lo farò. Ma certo. Posso aprire tutte le porte, sia nel passato che nel futuro. Osserva, apriti. È vero. Troppe trasformazioni possono darti alla testa. Proprio così. Vorrei farti i complimenti per la tua intraprendenza. È stata una mossa intelligente. Sei in grado di vedere le cose da un'altra prospettiva. Sì, vado molto fiero di me stesso. Quella signora ci è stata sicuramente utile, ma come faceva a sapere di me e della mia missione al Vavilov se non se n'è mai andata dal VDNH? È un'acuta osservazione, compagno maggiore, nonché un'ottima domanda a cui non so rispondere. Ma che storia, cavolo, che storia. E adesso che mi hai aperto qua, secondo voi cosa serve? Primo, e secondo, non aveva tipo accesso a tutto. Charles, è così che l'abbiamo usato. Che aspetto hanno i connettori neurali della squadra di Sechenov? I connettori neurali speciali hanno il simbolo della lettera greca gamma e sono a forma di braccialetto. Si indossano sul braccio destro. Gamma? Che ne è stato della beta? O si tratta di quei connettori falsi di cui mi parlavi? In effetti i connettori falsi hanno... Oh, che cazzo? Perché ti sei incazzato? Oh, puttana Eva. Non capisco. Ma che cazzo è successo? Porca troia. Dottor Sechenov rimosse gli anelli dalla lista del mondo. Seguite a vennero creati dei modelli gamma potenziati. Quindi ne esistono soltanto 7 di quei connettori gamma. Per Vavil, Corolli, Chetov, Lebedev, Aldo. E ce l'ho meglio. Precisamente. Che cazzo è successo qua? Tutte le cose che ho rotto? Allora, ho ripulito tutto? Direi di sì. Cosa fa questo? Sempre più in alto. Le leggende non muoiono mai. Una verità che vale anche per le culture agricole. Ah, ok, fa partire la spiegazione. Sono in grado di sopravvivere in un vabbè. Di altri pianeti. Compagno! Ehi, compagno! Aiuto! Tirami fuori di qui! Sono uno degli studenti in visita e mio padre è tipo molto importante! Congratulazioni, peccato che non importi più. Congratulazioni, peccato che non importi più. In che senso non importa? Ma almeno lo sai chi è? Ti costruirò una casa in campagna, ti manderò in vacanza, o forse vuoi un'automobile? Andiamo, amico, tirami solo fuori di qui! Chiunque sia tuo padre, suo figlio è morto. Cosa? Che cazzo vuol dire che sono morto? Come farai a parlarti adesso, allora? Sei idiota! Fai parte della classe operaia, quindi lavora, maledizione! Almeno lo sai chi sono io! Non lo so e non mi importa, non siamo amici, ficcatelo in testa! E la classe operaia può reagire, smidollato pezzo di... Car? Cosa? Sono davvero... Merda. Eh sì, lo sei. Lo riferirò alla tua guida. Però simpatico questo ragazzo. Torniamo indietro. Abbiamo 2 barattoli, eh? Con il simbolo. E ne manca ancora uno. Salviamo, che non si sa mai.
Ah, due ne mancano e basta. Allora li ho tutti, mi sa. Perfetto. Tac e tac. Che sia una cosa secondaria questa? Boh. Probabile, dai. Palla di neve, impugnatura. Un chirper. Salve compagna Yelizarova, sono la Stochkin. Ascolta, mi sembra che siamo partiti con il piede sbagliato. Tu pensi che io sia un truffatore e io ti ho chiamato vecchia megera frigida? Ma stavamo solo scherzando, dico bene? Forse puoi venirmi incontro. Il VDNH dovrebbe ospitare un'esposizione per conto del nostro teatro con ballerine, scenografie ed esibizioni registrate. Il teatro La Stochkin, cioè il teatro Plitvetskaya, è il gioiello della struttura 3826, lo sanno tutti. Se c'è la possibilità di risolvere questa faccenda in un modo vantaggioso per entrambi, fammi sapere. D'accordo, tesoro. Stefan La Stochkin ti copre le spalle. Scendiamo giù. Ok, ne ho trovati 2 su 4, credo. O 3 su 4. Dei visitatori. Un altro chirper. Non preoccuparti, Dina. In realtà sono contenta che abbiano messo le terre scova alle visite guidate invece che noi. Ci pagano comunque e possiamo prenderci una bella vacanza. Mi sta bene. Mio marito e io ce ne andiamo a Yalta a trovare la famiglia. Sono stanca, sai? Ogni giorno arrivano sempre più turisti, perfino da Mosca. Gli adulti fanno un sacco di domande. E i bambini impazziscono quando vedono tutti i dispositivi che si trovano qui. Ieri due ragazzini sono quasi caduti nella balena polimerica. Riesci a immaginarlo? E in realtà ci finiscono un sacco di cose nella balena. Yevgeny, l'inserviente, dice che ci trova di tutto. Allora, qua c'è l'obiettivo principale, ragazzi. Però io mi chiedo, come ci si arriva qua dietro? Forse si sblocca la porta una volta che andiamo ad interagire con quello? Probabile, mi verrebbe da dire. Anche perché volevo fare la mini quest dei visitatori. Chissà. Individuo e riporta indietro le parti di Claire. Vediamo se adesso si è sbloccata magari questa parte. No. Però mi sa che ci hanno aperto altre porte. Tipo qua era chiusa 2 secondi fa. Nuovo ciclo di scansione. Modulo Artu, gamba, sinistra, non trovato. Oh, perfetto. E dove diavolo dovrei cercare? Lo giuro sulla mia unità di raffreddamento. Quei pervertiti baffuti devono averla trascinata nella stanza della manutenzione. Ci vado subito. I pervertiti baffuti. Ok, lavoratori. Questi qua onestamente penso che non li leggerò mai. Troppa roba. Bella, eh. Molto piacevole il fatto che l'abbiano messa, però troppa roba. Questo era un bel posto prima che tutti fossero uccisi. È uno spettacolo davvero tragico. Bene. E questo? No. Datemi materiale.
Bene. Mi sa che sono finiti. Allora, qua niente altro da prendere. Qua niente. Qua c'è un computer. Da qua sono arrivato, vero? Sì. Ok. Ma l'ho letto questo computer? Ah, sì, sì, sì. C'erano i personaggi. I lavoratori. Giovani VIP, ieri ho ricevuto una telefonata dall'ufficio della segreteria generale a Mosca. Un gruppo di studenti universitari sta facendo un viaggio qui. Ma non sono studenti comuni, sono i figli di persone molto importanti. Voglio che tu faccia fare loro la visita di persona, compagna Yelizarova. E prima che tu ti opponga, ti dico subito che non accetto repliche. I ragazzi devono visitare l'intero museo. Deve essere mostrato loro tutto quanto e devono rimanere impressionati. Mostro loro tutto quanto e fai in modo che non si annoino. I giochi sono il futuro. In quanto sede di analisi preliminare degli interessi delle popolazioni, il VDNH ci ha dato risultati sorprendenti. Ad esempio, grazie alla popolarità di un piccolo gioco in un terminale speciale vicino alla mostra dei Burav, abbiamo capito che il futuro dell'intrattenimento per bambini risiede in giochi semplici ma dinamici. Consiglio vivamente all'Accademia di seguire questa strada promettente. Dobbiamo creare molti altri giochi come questo che gli scolari e i giovani pionieri possono giocare sui loro PER, o forse anche con i loro dispositivi pensiero. L'intrattenimento interattivo potrebbe essere una risorsa da tenere in considerazione in futuro. Lamentela. Compagno Nazarov, sono semplicemente entusiasta dei tuoi manifesti. Un lavoro eccellente. Tuttavia, vorrei che ne facessi di nuovi per i miei subordinati. Ah, ok, ok. Questo qua l'ho già letto. Era in comune con un altro computer. I manifesti violenti, ok. Qua c'è una telecamera, ma è finta, eh. Infatti fa parte del museo, eh. No. Perché? Da, le ho messe al contrario, cazzo. Va. Tutto l'ho incasinato. Aspettate un attimo. Lo odio io questa cosa. La odio. La odio sta cosa. Ok. Mi fa cagare. Mi fa proprio cagare sta roba. Allora. Ehi, questa è nuova. Potresti aver bisogno di impiegare abilità di ragionamento spaziale qui. Nessun potresti. Queste tue serrature sono davvero toste, sai? Oh shit. Cos'è sta roba qua? Che cazzo?
parte il fatto che devo attivare questo io. Boh. Capsula Neuromed grande. Riproviamo. Ah. Beh, in realtà bastava girare e basta. Ehi, Charlie, perché non mettere serrature normali e affidabili ovunque? Sai, con il codice e tutto il resto. Sospetto che sia utile che l'avessero fatto. Nel caso in cui il codice fosse stato hackerato, chiunque sarebbe potuto entrare senza autorizzazione. Certo, ma ora ogni persona che risolva l'enigma può entrare. In altre parole, praticamente chiunque. Prega il tuo Dio arrugginito. No, dove è andato il cadaverozzo? No, qui dietro. Ma niente. Che cazzo? Bene. Allora, fermi tutti. Quella faccenda è sempre più complessa. Vediamo qua. Charles, non ho mai visto Sechenov con un braccialetto. Il suo connettore alfa ha un aspetto diverso? Proprio così. Il suo dispositivo è unico. Forma e posizione sono segreti che Sechenov custodisce gelosamente. Quindi deve essere davvero ben protetto. Chi gli fa la guardia, l'Argentum? Affidare il connettore agli umani sarebbe troppo rischioso. È protetto dalle guardie del corpo personali di Sechenov. Intendi le gemelle ballerine? Il modo in cui si muovono è così aggraziato ed elegante. Mi ricordano qualcosa. Davvero? E cosa è esattamente, compagno maggiore? Non lo so, qualcosa di bello. Ma che cazzo? Evidentemente bisogna girarlo un'altra volta. Da qua. E questo? No, devo trovare qualcosa che mi permetta di salire là. Questo qua mi verrebbe da dire. Mi verrebbe da dire questo. Vediamo. Qua è chiuso. Questo è chiuso. Questo qua dovrebbe essere aperto allora. Ok. Vediamo se ci ho azzeccato perché... Sì, dai. Particolare sta cosa. Baffuto maledetto. Beh. Qua niente. Qui là c'è l'obiettivo. Qua sopra niente. Ehi, che cazzo? Che cazzo? Oh, che cazzo? Merda. Merda. Per un pelo.
Allora, riprendiamoci un attimo. Molto bello da vedere, ma l'utilità di tutto ciò? Questi non funzionano. Io devo andare. Dove devo andare? Indice metrico sotto. Forse non è quello giusto, allora riproviamo. O forse mi devo buttare. Sì. Aia. Ecco, a me interessa quello lì, ma come cazzarola ci arrivo? Tipo se non sto attento. E là c'è un modo per arrampicarsi, Sembra. Vediamo, non so, boh. Cazzo, che casino. No. Di qua neanche. Vedere magari dall'altra parte se c'è un modo per arrampicarsi. Direi di no. Controlliamo di qua adesso. No. Arrampicare un pochino, ma non so quanto, onestamente. Proviamo.
Proviamo. Anche qua vedo della progressione. Penso. Ok. Ok, io volevo raggiungere proprio questa. Cazzo, che casino. Geniale comunque. Hai raggiunto le stanze di servizio della struttura maggiore. Una delle gambe della mia cara Claire si trova sicuramente qui. Già, la verità è là fuori, vero? X-Files. Oh, chi sono questi qua? Aia. Merda. Aio, 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 aio. Cazzo. Cazzo. Porca troia. Vivo per un pelo, porca miseria. Ah, la gamba. Va bene. Charles, un pezzettino trovato. Perché il capo fermò la produzione dei veri connettori beta? Erano difettosi? Non esattamente. Il dottor Sejanov non era del tutto sicuro che ci fosse bisogno di potere discrezionale nel collettivo. Quindi il capo voleva l'uguaglianza, ma i piani di Molotov gli fecero cambiare idea? Forse, compagno maggiore. In che senso forse? Il dottor Sejanov desiderava l'uguaglianza per tutti, non c'è ombra di dubbio, ma considera che il connettore Alfa esisteva fin dall'inizio. Forse non era intenzione del capo servirsi del potere del connettore Alfa. Ne aveva solo bisogno per lanciare il collettivo. È possibile, giusto? Tutto è possibile. Oh, 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 bastardo infame. Cosa fai? La tua gamba. Usa la tua fichissima autoriparazione. Non è abbastanza, però. Non è abbastanza. Bella però. Il fatto che mi facciano esplorare il complesso così mi piace un sacco. Mi piace davvero tanto. Nuovo ciclo di scansione. Modulo arto, braccio destro trovato. Posizione piano Vavilov. Trasmissione ostacolata. Dati incompleti. Due blocchi. Qual è il problema? Perché non riusciamo a individuare il modulo questa volta? Temo di non poterti aiutare. C'è una qualche interferenza su questo piano. Le possibili fonti dell'interferenza comprendono una schermatura elettromagnetica o la presenza di un oggetto grande dalla forma allungata. Un oggetto grande dalla forma allungata. Suona strano. Che culo! Un oggetto grande dalla forma allungata. Wow! C'è una cosa gigantesca qui. Vieni da papà! Ehi, 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 quanti siete? Maledetta! Bene. Wow, 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 chi cazzo c'è? Fanculo. Testa di latte.
testa! Che cosa dovrei farci? Finiti tutti? Pare di sì. Bene. Oh, dimmi che è un altro dei cadaveri. No, non è vero, ho visto male. È un computer. Vabbè. Messaggio ai dipendenti. Da tenere a mente durante le visite guidate, il Burov è la punta di diamante dell'industria pesante sovietica, nonché l'orgoglio della struttura. Quando ne parlate, non dimenticate di menzionare i seguenti fatti. Il dispositivo consente di risparmiare circa 10.000 ore di lavoro al mese. Un Burov di grandi dimensioni costa quanto un'astronave. La tecnologia utilizzata per la fabbricazione del dispositivo è talmente complessa che il minimo errore di calcolo può renderlo inutilizzabile. Un Burov può raggiungere una profondità pari a quella della fossa delle Marianne dopo appena 2 settimane di funzionamento interrotto. La tecnologia del Burov è ispirata al progetto di una nave sotterranea dell'inventore Trebelov. I prototipi di Burov sono stati utilizzati come unità da combattimento in guerra per lanciare potenti esplosivi dietro le linee nemiche. Fu dato loro il nome in codice Zmei Gorinich, un drago della mitologia slava. I Burov più piccoli, che i costruttori chiamano affettuosamente Bravi, lavorano sotto di noi giorno e notte, espandendo lo spazio sotterraneo della struttura di quest'ultima cosa. Non sono certo al 100%, forse non dovremmo parlare con i visitatori degli edifici sotterranei. Guide turistiche, prendete nota. Ricordate che, a differenza di altri dispositivi prodotti nella struttura, i Burv non vengono inviati all'estero. Ma non concentratevi su questo aspetto e cercate di evitare argomenti correlati, se possibile. Allo stesso modo, osservate con attenzione i visitatori e non lasciate che esaminino il dispositivo troppo da vicino e troppo a lungo. È severamente vietato scattare fotografie. Quando avete a che fare con una delegazione straniera, distraetela con un gioco. Mostrate delle diapositive di progetti realizzati dai Burov e assicuratevi di non dare loro il tempo di esaminare direttamente il dispositivo. Non date risposte dirette a domande di natura tecnica. Ops, ok. E qua abbiamo dato. Tac. Oh shit, ma cos'è Snake? Aspetta, tipo? È un gioco per bambini. È una chiave rompicapo. Wow. Ma che cazzo? E a che serve? Penso che attivi qualche tipo di processo. No, ma è Snake veramente? No. Cazzo, Charles! È quello il processo che ho appena attivato? Dove? Che diavolo stai facendo? Maledizione! Merda. Non mi ha attaccato? Figlio di puttana di metallo! Mi hai fatto prendere un colpo, cazzo! C'è mancato poco. Beh, comunque, ho recuperato il braccio. Sembra quello destro. Piazza, sta di là. Ok. Aha! No, cazzo! No! Merda! Porca puttana, quanta gente c'è qua! Dov'è l'interruttore? Basta, porca troia. Posto, fatto piazza pulita, ottimo.
Charles, quindi dopo aver abbandonato l'idea dei connettori beta hanno creato i connettori neurali con potere discrezionale. Sì, la lotta per il potere al Cremlino non avrà fine. L'elite del partito ha insistito per mantenerlo nel collettivo. È il nostro governo, no? Siamo l'URSS. Lo siamo, ma il collettivo è stato progettato per... È l'unico stato. Non possiamo aprirlo a capitalisti e imperialisti. Il collettivo è stato progettato per essere l'unione mondiale degli esseri umani in cui i robot faranno... Quanta cazzo di gente ce l'ha mandato contro? Tutti avranno le stesse opportunità. Ai capitalisti non piacerà. Purtroppo per chi ha il potere di uguaglianza non sarà mai allettante, quindi non essere schiacciato dai capelli. Se ce l'ho fa inserito la prossima. Potere discrezionale. Capisco. Cazzo di cane. Porca troia. Bello movimentato sto gioco, eh. Primo braccio operativo. Bene, manca la testa e un altro braccio. Siamo a metà, direi. Salvataggio. Bene, ragazzi. E noi per questa sera ci fermiamo. Ci vediamo domani sera alle 21, sempre con Atomic Heart. Buonanotte a tutti, grazie delle compagnie, grazie a chi vedrà la live in differita e a presto.